Dopo quasi un anno, rieccomi qua ad occuparmi di nuovo del sindaco di Acri, dottor Tenuta. Questa volta però parlerò a nome mio, sì, ma anche a nome dei grillini di Acri, gli amici di Beppe Grillo, di cui io faccio parte. Dunque, abbiamo deciso di fare pubblicamente delle domande all'amministrazione comunale, ma soprattutto al sindaco di Acri, per dei fatti estivi. L'estate sta finendo, l'estate acrese è finita. E noi vogliamo ricordare qualcosa. Dunque, partiamo dal fatto che in seguito alla situazione economica disastrosa del nostro paese, sono state alzate le tariffe di tutti i servizi. In pratica sono arrivate al massimo storico. Siamo a rischio dissesto, quindi ogni euro fa comodo. Bisogna risparmiare, spendere solo per il necessario, lo ha detto il nostro sindaco. Fra le tante cose dettate da questo momento di bisogno, si è deciso pure di far pagare, che ne so, un palco, l'anfiteatro, Palazzo San Severino e qualsiasi altro bene comunale, anche a chi volesse fare uno spettacolo gratuito. Ebbene, così che, le scuole di danza, che da anni fanno i saggi all'anfiteatro, dando, si può dire, inizio alla stagione estiva degli spettacoli, e si sono dovute adeguare a queste regole e al momento di bisogno, e praticamente hanno pagato l'affitto anche se fanno spettacoli aperti a tutti e gratuiti. Fin qui, diciamo, si può capire, siamo in una situazione di grave emergenza, quindi si è pensato che quei 150 euro, poco più, che poi alla fine hanno pagato le varie scuole di ballo, anzi qualcuna sembra che abbia pagato pure 500 euro, diciamo che insomma facevano comodo alle casse comunali. E non ci sono soldi, non ci sono soldi, ma come sempre quasi per magia, ad un certo punto sono spuntati ben 15.000 euro per fare spettacoli per l'estate acrese. Io lo so che questo film si ripete sempre. Piuttosto, la puntata dello scorso anno, ve la ricordate, l'avete vista? Per chi se la fosse persa, può andare su YouTube e digitare Francesco Greco all'anfiteatro, oppure ancora meglio, Francesco Greco boicottaggi a Estrosi dal Sud, così si vede una puntata fatta in due tempi. Ok, comunque, noi tutti abbiamo detto benvenuti a questi 15.000 euro, insomma, almeno si farà qualcosa. E noi vediamo cosa si poteva e doveva fare. Noi pensiamo, che bisognava metterli nella disponibilità dell'assessore, l'assessore allo spettacolo. Noi lo abbiamo tutto l'anno, ci costa ben 12.000 euro l'anno, facciamogli guadagnare lo stipendio. Che ne so, poteva mettere in campo le sue capacità e organizzare una dignitosa estate. Ma a voi sembra che una cosa così lineare è possibile, una cosa così pulita? E no, è troppo precisa così. Ma vi pare che l'assessore allo spettacolo può organizzare o contattare personalmente gli artisti che poi hanno fatto questi spettacoli? Artisti quasi tutti di Acri. Voi dovete sapere che l'assessore allo spettacolo è di San Giacomo e forse era troppo disturbo. E allora direi questo punto con un oltraggio al buon senso, una cosa che cozza contro quello che è stato detto a causa del dissesto, il nostro genio, il nostro sindaco, ha pensato di nominare per l'occasione un direttore artistico che per questi 15.000 euro ha proposto l'organizzazione di questi sei spettacoli per l'estate acrese. Vi faccio vedere il manifesto io. Vediamolo un attimo. Qui, estate acrese. Lo scorriamo, poi lo leggiamo, vediamo un attimo, eccolo qui. E poi in fondo c'è anche il nostro direttore artistico. Ok, andiamo a leggere. Giorno 9 agosto, notte bianca, esibizione di due gruppi Ergolabia e Ixos.
Il 12 agosto serata karaoke con Paul Chang, 16 agosto serata Taranta con Simone Luzzi, giorno 18 spettacoli con Burattini, giorno 19 serata musica anni 60, giorno 24 la notte dei sapori con il gruppo folcloristico. Oh, io quello che mi viene in mente è così, e cioè penso che quando se si porta un manifesto così, si propone un manifesto così e uno paga 15.000 euro, devo dire bravo all'organizzatore, nel senso che è riuscito a vendere una cosa molto bene, bravo, complimenti. Su come poi è andata a finire in realtà l'estate, io non ci voglio nemmeno entrare, perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa. È stata ed è ancora oggetto di un mare di polemiche che tutti hanno visto e sentito. Però io un appunto lo devo fare, serve, perché a un certo punto l'amministrazione si è dissociata dall'organizzatore degli eventi, giocando a scarica barile. È troppo comodo. Ma guardate che non è che l'abbiamo fatto noi questo impiccio, non è che l'abbiamo messo noi. Insomma, prima fate le cose e poi vi dissociate, è comodo. Ma assumetevi la responsabilità almeno, state zitti almeno. Noi siamo veramente incazzati. In pratica, sindaco, sei capace di chiedere i soldi a chi fa degli spettacoli gratuiti e poi ti permetti di buttare 15.000 euro in questo modo? Anzi, mettiamoci pure i 12.000 euro di stipendio che diamo all'assessore allo spettacolo, che a questo punto ci deve dire per quale motivo lo abbiamo, a che serve. Risponda a queste domande, grazie. Meno male che alcune associazioni hanno davvero movimentato le strade crese con svariati spettacoli e senza contributi da parte del comune. E io direi di fare un applauso a queste associazioni. Brave, brave, brave. Qui ormai si vede tutto, sembra tutto sdoganato. Praticamente la vergogna è diventata un optional che poi nessuno acquista più. Io per esempio immagino così il momento dell'insediamento del nostro sindaco quando si è insediato al comune. Tra giuramento e cose varie, magari qualcuno gli ha chiesto: senti, la vergogna la mettiamo, e lui avrà risposto: e a che serve? Che ci devo fare? Ma secondo voi, ma vi pare che si facesse sfuggire l'occasione di far parte della categoria? E sì, c'è una categoria proprio, i senza vergogna. Categoria ambita, lunghissima e fatta di illustri personaggi, dove sono la maggior parte dei nostri politici, piccoli e grandi, famosi e non. Quelli praticamente che hanno fatto diventare la politica solo un mestiere redditizio per loro. Però, caro sindaco, anche se non si vergogna, lei ci deve comunque dar conto di quello che fa, soprattutto perché lo fa con i nostri soldi, i soldi dell'intera comunità. Quindi ci dia delle risposte, grazie. E passiamo adesso a un'altra domanda. Cosa bisogna fare o bisogna essere per godere delle cose di cui alcuni godono e altri no? Mi spiego meglio. Come mai, visto le regole, alcuni che avrebbero dovuto pagare il palco a un certo punto per sua intercessione non l'hanno pagato? Se ci sono delle regole, io penso che queste devono valere per tutti. Forse bisogna essere amici o parenti o magari clienti del suo studio? Ci dica, ce lo dica. Perché ho detto clienti? Perché nel caso si fosse ex clienti, si incorrerebbe nella vendetta di cui è vittima un nostro concittadino, ex cliente dello studio del nostro sindaco. Il suo nome è Enzo Pellicorio. Pensate che il titolare della Smithgate viene costantemente penalizzato dal nostro senza vergogna. La Smithgate da 15 anni ha sempre organizzato spettacoli, vari spettacoli. Da quando è arrivato il nostro senza vergogna sembra che non si può più, perché insomma gli è tutto negato, no? Mi sembra che è tutto illegale lì. Vi faccio capire una cosa: l'11 agosto è stata chiusa una strada del centro, una strada principale, via Iuggi, dove è stato paralizzato mezzo paese per uno spettacolo privato. Attenzione, noi
siamo stati felicissimi di vedere questa cosa, perché cioè, ben vengano queste iniziative private dove insomma si crea un po' di movimento e fatemelo dire, affanculo le regole, insomma. Però le regole devono valere per tutti, quindi non si capisce lì una situazione così, passiamoci sopra. In via Montessori invece, sede della Sweetgate, dove se si chiudesse non ci sarebbe proprio danno per nessuno, perché ci sono altre, almeno altre due vie parallele, insomma lì vengono addotti motivi di intraccio al traffico più altre cose varie eccetera eccetera, insomma io dico che questa si chiama prevaricazione. Secondo me questo personaggio, che ne so, pensa di essere grande, e io per esempio lo immagino così: lui si guarda allo specchio e, volendo imitare un po' forse Alberto Sordi, dice: io sono io e tu Pellicorio non sei un cazzo. In questo caso appunto Pellicorio, poi domani magari sarà un altro. Comunque, a causa di questo atteggiamento di questa persona, pensate che alcuni membri della stessa maggioranza, alcuni membri suoi vicini praticamente, sono andati da Pellicorio a chiedere scusa, volendo dimostrare solidarietà. Non so se è un bel gesto, ma io c'ho un messaggino per questi signori. Ma perché non fate meno gli ipocriti? Se non condividete l'atteggiamento del vostro capo, se volete essere solidali con Pellicorio, insomma, se vi rendete conto che non è legale quello che fa il senza vergogna, dissociatevi dal vostro capo. Siate uomini, che è la cosa più importante e più bella della vita, ricordate. Comunque, lo scorso anno ho chiesto il perché di questo atteggiamento al nostro senza vergogna e non c'è stata risposta. Questa volta la domanda però la voglio fare direttamente a Enzo Pellicorio. Enzo, diccelo almeno tu, ti prego. Ma che cazzo gli ha fatto a questo? Dimmelo, ti prego, sono curioso. Fallo per me, dai. Fammi una telefonatina privata, non lo dico a nessuno. Grazie. Io invece vorrei chiudere qui con questa cosa, perché veramente me ne occupo, ma c'è tolta via da vomitare, devo dire, e voglio dire un'altra cosa al sindaco. Caro sindaco, guardi che boicottare i cittadini, ledere un'attività non paga, di questi tempi qualcuno potrebbe incazzarsi seriamente, mi creda. Comunque, noi aspettiamo delle risposte credibili, oppure, se le è rimasto un briciolo di orgoglio, dia le dimissioni. Alla prossima.